sbagliato. Invece non c'è nessuno di vergognarsi di dire ho sbagliato, perché non hai sbagliato, hai creduto di fare la cosa migliore allora con quella consapevolezza. Oggi che hai un'altra consapevolezza, vedi e crei il tuo mondo in un altro modo. Ma si entra in un discorso di responsabilità. Come dicevo prima, l'essere umano è fatto in modo tale che non vuole responsabilità, ma prendo la volontà non vuole responsabilità, per cui se c'è Dio che pensa per te, se c'è il diavolo che ti metti i bastoni fra le ruote, è stato il diavolo, io cosa c'entro? Io certo non mi sono ammalato, ma non è colpa mia se mi sono ammalato, io mica mi volevo ammalare, no, te ti volevi ammalare. E questo è l'aspetto fondamentale da comprendere, cioè come mai a volte si scelgono dei percorsi di vita che sembrano veramente allucinanti, si potrebbe dire contro termodinamici, cioè che vanno contro quello che dovrebbe essere il tuo volere. Io voglio star bene, tutti noi vogliamo star bene, quindi perché ci ammaliamo? Perché siamo noi che ci ammaliamo? Perché la gente, la New Age, parla sempre della guarigione, non ci autoguariamo, ho capito. Parliamo allora, se vediamo che sia vero, e lo è, anche dell'altro aspetto della questione. Siamo noi che ci ammaliamo, perché noi creiamo il nostro universo, e quindi come creiamo il nostro universo noi che stiamo bene, creiamo il nostro universo noi che stiamo male. Ma ci dobbiamo chiedere giustamente, ma perché allora ci ammaliamo? Da un punto di vista entropico, voi sapete che c'è il secondo principio della termodinamica, che è l'unica cosa che conta, secondo me, che dice che l'entropia dell'universo aumenta sempre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'entropia è legata ad una misura fondamentale, che non è l'energia del sistema, come ti vogliono dire, ma è la coscienza del sistema. La coscienza non aumenta mai. La coscienza è creazione, è stata e sarà sempre la stessa. Quella che aumenta non è l'entropia S, la chiamano i fisici, è il delta S, cioè la consapevolezza, o meglio, la differenza che ti credi di avere di entropia tra un istante e l'altro, cioè quando ti cominci a capire chi sei. Allora il delta S aumenta. Il delta S, che è la consapevolezza, è una misura della coscienza, che è S, misura pura. Questo va detto. Perché? Perché quando un tessuto si ammala, la sua entropia diminuisce. Quando un tessuto si sana, la sua entropia aumenta. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente il disordine. Un tessuto malato è più disordinato o meno disordinato di un tessuto sano. È questo il problema. Siccome l'entropia aumenta sempre, il processo di guarigione è quello spontaneo, non il processo di ammalarsi, che è contratermodinamico perché diminuisce l'entropia. Allora come mai noi guariamo con tanta difficoltà e ci ammaliamo in 5 secondi? Quando ho fatto questo discorso ai miei studenti un paio di anni fa, lezione perché era venuto fuori un discorso sulla chimica, dei tessuti, eccetera, eccetera, poi gli studenti quando sono venuti al colloquio con me, perché ci sono i colloqui, quando la gente non capisce, viene, il professore posso venire mi spieghi meglio queste cose, eccetera, eccetera. E alla fine del colloquio, quando io gli spiegavo questa cosa, loro hanno detto sì, è vero, lei ha ragione, ma sa che lei fa dei discorsi destabilizzanti. Perché il discorso è destabilizzante? Non è destabilizzante tanto perché io ho detto una cosa che non è vera, perché la scienza è quella lì. Ho detto una cosa che è destabilizzante perché chi comanda te la dice al contrario. Chi comanda ti dice che Grattini in televisione dice che noi dobbiamo imparare a prendere le medicine prima di ammalarci, così dopo non ci ammaliamo. È geniale, è alieno da quanto geniale, devo dire. Allora si capisce che dietro c'è la tendenza a farti capire le cose che non sono vere, cioè a reinterpretare le strutture della fisica, del mito, della banalità, per farti credere che il mondo va in un'altra direzione, per farti credere che c'è qualcuno, che è colui che comanda, a cui tu devi dare ragione, sempre. Ecco,
la malattia ha questo problema. Perché te scegli quindi a un certo punto inconsapevolmente di ammalarti e non decidi di guarire? Non decidi di guarire perché tu credi che ci sia qualcuno che conta più di te che ti guarirà se vanno bene le cose, perché te non conti una mazza, quindi ci sarà il medico, l'avvocato, il prete, il notaio, il militare che ti aiuterà, il dio di turno che ti aiuterà e ti toglierà dalla merda, ti guarirà. E questo la società vuole. Tu devi credere in questa cosa qui, perché se cominci a credere che l'entropia fa dei discorsi strani, che le cose non vanno così, che sei tu che ti guarisci da solo e il merito di questa guarigione se la prende sempre il tuo medico. E tu vai dal medico e gli dici: senti dottore, mi può guarire? Il dottore, quello vero, non ti guarisce, ma ti dice come devi fare per guarirti. Questa è una cosa fondamentale. Allora, ma perché non ci guardi finalmente allora? Perché noi decidiamo di ammalarci? Perché inconsapevolmente l'istante in cui tu ti ammali è un momento, oserei dire, di grande fortuna. Cioè, quel momento è un punto del tuo spazio-tempo in cui tu hai l'opportunità di capire qualcosa di più. Perché? Perché siccome tu sei il creatore del tuo universo, quando c'è qualcosa che tu non riesci a comprendere, tu inconsapevolmente ti crei all'esterno una situazione che dall'esterno ti debba far ragionare e ti debba far capire quella cosa che ti non ha capito. Sovente questa cosa è una malattia. C'era già arrivato Ammer tanto tempo fa sostenendo che tutte le malattie sono diventate psicosomatiche, ed è vero, Jung prima di Ammer lo aveva detto, in termini molto meno violenti di Ammer, no? Ma è così, tu ti ammali perché sei te che ti vuoi ammalare, inconsapevolmente, perché la malattia rappresenta una domanda. Pensa, la malattia è una domanda che te ti fai, tutte le volte che te guarisci è perché hai trovato la risposta. Pensa quante volte in una giornata ti ammali e guarisci. Piccole malattie e piccole guarigioni. Grandi risposte, grandi domande, grandi malattie. Ma perché, quindi, noi sembra che il processo sia contro il termodinamico? Come mai ci ammaliamo? Non ci si può ammalare. La termodinamica ce lo piega. L'entropia diminuisce durante la malattia. E invece non è così. Non è così. Non è così. L'entropia aumenta sempre, ti all'inizio sei totalmente inconsapevole di te. Sei sano, felice e coglione. Pensa che meraviglia. Sano, felice e coglione. Pensa, già lo senti la meraviglia, sei sull'isola del Pacifico, non te ne fotte una mazza, vedi laggiù in fondo la bomba atomica di un atollo, che chi cazzo se ne frega, ma a te non importa niente. A un certo punto ti fai una domanda. Ammali. A quel punto devi cercare una risposta. Ricordati che c'è questo è il secondo punto della vita, il primo punto è che sei felice e la tua entropia è meno infinita, perché l'entropia è il meno logaritmo dei microstati, cioè i microstati sono il numero di cose che ti qualificano, che tu sei. Allora, il numero di cose che tu sei. Siccome tu sei quello che fai, se non fai niente, è l'unico modo per essere completamente scemo, se non fai niente, il logaritmo di zero è meno infinito. È infinito. Cioè, quando te cominci a chiederti una cosa, te c'hai una domanda e una risposta, hai due microstati, meno logaritmo di due, è già qualcosa, è un numero. Quando tu avrai una risposta, hai il meno logaritmo di uno, che è zero, noi sappiamo che l'entropia va da meno infinito a zero, che è il massimo valore ottenibile. Quindi te guarisci. Quindi in questo contesto, quando te ti stai facendo una domanda, cioè ti stai tecnicamente ammalando, la tua entropia non diminuisce, nel contesto globale la tua entropia sta aumentando, perché tu ti sei chiesto, ti sei accorto che c'è un problema da risolvere, la tua coscienza sta aumentando, e poi lo risolvi e guarisci. Terzo punto, sei guarito. Il terzo punto è come il primo. È guarito il primo punto, è sei guarito il numero 3. Allora tra l'1 e il 3 non c'è nessuna differenza? Vedi,
25 anni per tornare indietro a Valerio Lozzi? No, c'è una bella differenza. Prima eri guarito e scemo, oggi sei guarito e sai le cose, sei consapevole di te. Questo è quello che accade sempre quando noi facciamo qualsiasi tipo di ragionamento, qualsiasi. Nella vostra vita pensate a quando avete avuto un problema, lo avete risolto, a un certo punto il loop si chiude. E vi dirò di più, quando voi siete totalmente inconsapevoli che state facendo questo processo, a un certo punto divenite consapevoli del problema stranamente perché rincontrate una persona che non vedevate da 40 anni, una persona alla quale magari gli avevi sparato un colpo di pistola. 40 anni prima, nell'istante in cui lo incontri, il lupo si chiude, lo incontri, lo rivedi ed è come se te chiudi quella cosa che era rimasta in sospeso. Questa cosa qui è quella che succede con Valerio Lozzi questa sera, ma è ci dobbiamo chiedere perché ci ammaliamo. E ci ammaliamo perché l'entropia aumenta, perché noi siamo qui per fare l'esperienza, e l'esperienza, se la facciamo in armonia, non ci ammaleremo mai, perché comprendiamo tutto quello che dobbiamo comprendere. Ma se noi facciamo fatica a comprendere le cose e non le vogliamo capire, o non riusciamo a capire per tantissimi motivi, ecco che avviene la malattia, ecco che avviene lo stato di disagio, ecco che avviene tutto quello che deve avvenire. E avviene non perché c'è un Dio cattivo che ci punisce perché te non hai capito. Cioè, c'è il Dio che sei te, che non ti sta punendo affatto, ma ti sta dicendo guarda che devi capire questo, se no non vai avanti. E quindi ti ammali, e lì c'è il problema. Guarisco o non guarisco? Lì c'è il problema di Valerio Lozzi. Esco dal problema o non esco dal problema? Il problema di Valerio Lozzi è il problema di tutti gli adulti italiani. Esco dal problema o non esco dal problema? Tanti sono usciti dal problema, ma tanti non sono usciti dal problema. Perché? Perché non sono voluti uscire dal problema. Perché? Perché il lupo a un certo punto ha detto ma per uscire devi capire, per capire devi comprendere. Di comprendere che l'alieno è come lo zio che quando c'aveva i 6 anni ti ha violentato a casa. Te lo vuoi ricordare questa cosa? No, non me la voglio ricordare. E allora rimani con l'alieno. Perché è doloroso. È doloroso capire. Allora, quando è doloroso capire, te non vuoi capire. E quello che succede è che non capendo soffri per tutta la vita. Alla fine della vita devi capire. E ti rifiuti di capire, e allora continuerai a soffrire anche un'altra vita. Non c'è problema, non c'è sconto, perché sei te che automaticamente ti poni questo problema e che devi andare avanti fino alla fine. Non c'è niente da fare, non ci sono sconti per nessuno. Il nostro problema è quello che noi siamo di fronte a due vie: il percorso breve e il percorso lungo. Il percorso breve e il percorso semplice, il percorso lungo è quello complicato. Nel percorso breve c'hai un solo fotogramma, passo da A a B, faccio un salto e vado di là. C'è un solo fotogramma, devo soffrire 100 unità di sofferenza. Il percorso lungo, devo soffrire sempre 100 unità di sofferenza, però sono 100 fotogrammi, che ognuno che vale uno. Quindi devo un fotogramma di qua che vale uno, devo soffrire uno. Di qua l'unico fotogramma vale 100, devo soffrire 100. Cazzo, soffro uno, però soffrirai uno 100 volte. Cioè, allora, soffri subito 100. No? Ti potrei dire. Ebbene, ti dirò anche che la sofferenza non è necessaria, perché tu credi di soffrire e quindi soffri, perché sei tu che crei la tua sofferenza. Nell'istante in cui tu accetti di rivedere, di ricordare, di comprendere quella cosa che ti ha creato la malattia, che ti ha fatto soffrire, in quell'istante scopri che non soffri per niente. Scopri che tu non hai voluto vedere quella cosa, ti sei ammalato per paura di soffrire. Ma se la guardavi subito e la vedevi, non avresti sofferto, avresti compreso. Ecco, per cui noi siamo portati, io stesso ero portato a fare così, cioè a girare la testa dall'altra parte. No, quello non lo voglio vedere. Sì, è la roba che segue. Non puoi scappare, cioè, gli addotti che cambiano casa, no? Gli addotti cambiano casa perché in quella casa lì ci sono gli alieni che vengono a prendere, ci sono gli spiriti che vengono a prendere, ci sono i diavoli che ti rompono le palle. Cambi casa e cosa succede? Che il tuo problema viene con te. Quello che sogna di scappare, inseguito dal mostro, deve sognare e il sogno si deve fermare, si deve girare e deve affrontare.